Ciao, sono Lodovica e vi voglio raccontare una storia. Da oltre 1000 anni, i nomadi dei Monti Altai vivono in un rapporto speciale con le aquile reali. L'addestramento delle aquile è un'arte segreta tramandata di padre in figlio. Ma ora, per la prima volta, una giovane ragazza sogna di diventare un'esperta addestratrice di aquile. Ecco a Sholpan, ha 13 anni. È forte. È coraggiosa. Ha un talento naturale. E la sua avventura è solo all'inizio. Principessa e l'Aquila. Nei migliori cinema. Spesso nei film possiamo ammirare dei posti meravigliosi e ci sembra quasi di viaggiare insieme ai protagonisti. Secret Escapes, club di viaggi online, ha stilato una classifica di 10 location più iconiche del cinema e noi abbiamo scelto per voi le 3 meno scontate rispetto a Parigi, Londra o Roma. Si parte con Istanbul. Vi ricordate ad esempio la scena del mercato in Argo di Ben Affleck? È stata girata al Gran Bazar di Istanbul, nonostante il film sia ambientato nell'Iran degli anni 70. Però non avendo i permessi per girare in quel paese, Affleck ha dovuto trovare delle location alternative e ha puntato proprio su Istanbul. Anche James Bond è stato avvistato in città per ben 2 volte, in Dalla Russia con Amore e Skyfall, usando come sfondo il distintivo skyline della città. Un'altra location che abbiamo potuto ammirare in tante pellicole, a volte senza saperlo, è la Giordania. Ci sono stati girati film come l'acclamato Lawrence d'Arabia, Indiana Jones e l'ultima crociata o il più recente Prometheus. Le sabbie rosse sono risultate molto realistiche come paesaggio marziano nel film di Ridley Scott candidato all'Oscar The Martian. Le location giordane sono state anche usate per rappresentare il suo vicino Iraq nel premio Oscar The Hurt Locker. Monument Valley è forse la più veterana fra tutte le location, comparendo in praticamente tutti i classici western americani, da quando il regista John Ford ha deciso di girare qui il suo Ombre Rosse con John Wayne. Questo insieme distintivo di rocce ha ospitato film come Thelma & Louise, Forrest Gump, Easy Rider e Le avventure folli di Marty McFly in Ritorno al futuro parte terza del 90. Johnny Depp si aggirava per i suoi altipiani solitari in The Lone Ranger nel 2013 e gli Autobot Superstiti si riuniscono in mezzo ai suoi panorami mozzafiato in Transformers Age of Extinction. Forse la sua incarnazione più iconica in assoluto è stata quella di Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, quando è stata ricolorata in digitale e utilizzata come un pianeta alieno. Fatemi sapere nei commenti sotto qual è il film che ricordate proprio per la location mozzafiato. Noi ci vediamo prestissimo con nuovi video e vi do un mega bacio. Ciao da Valeria.